Naturalmente, quando vediamo insieme il Fusco e l'Orfeo, no? Non potevamo non pensare agli ultrasuoni. Quindi cominciamo a vedere perché questo nome, ultrasuoni. Io vorrei spiegarlo in conferenza stampa, lo possiamo spoilerare. Allora, ultrasuoni sono tutti quei suoni nascosti che arrivano da lontano ma che non si percepiscono, che superano anche le barriere naturali, per esempio l'acqua. Quindi i suoni che arrivano da lontano e che speriamo arrivino lontano. Quindi questo per noi è l'obiettivo principale, cioè attraverso questo festival convogliare musica e soprattutto uno stile di festival che guarda ai festival più importanti del Nord Europa per proporre non solo musica di qualità ma anche un modello di accoglienza all'interno della nostra città. Allora, dopo aver sentito la lectio magistralis del dottor Michelangelo sugli ultrasuoni, parliamo di imprenditoria, parliamo di investimenti, quindi naturalmente parliamo dei fratelli Di Giorgio che continuano a investire in questa città, continuano a investire sugli spettacoli. Assolutamente sì, la cosa bella è che c'è una bella sinergia, non solo tra me, Michelangelo, ma anche con gli altri operatori culturali, perché coinvolgeremo tutta la città con eventi paralleli a quelli che sono i concerti attesissimi. L'altra parte è dare un carattere internazionale al festival, che è quello che abbiamo, diciamo, una strada che con Michelangelo avevamo intrapreso lo scorso anno con l'evento di Russell Crowe. E quindi non ci immaginavamo però di portare questi grandi nomi che hanno segnato la storia della musica e che abbraccerà un po' tutte le età, perché poi alla fine verranno anche i ragazzi a vederle, perché li avranno straballati in tutte le discoteche e non solo. È un grandissimo orgoglio avere l'appoggio dell'amministrazione comunale, del nostro sindaco Rinaldo Melucci, dell'assessore Ramo Angelica Lussoso, che ha sposato subito questo evento e ha capito la valenza di quello che porteremo a Taranto, perché alcune date sono uniche, e quella della Cooling Gang è in compartecipazione con Bologna, quindi diciamo che il centro-sud Italia verrà da noi. E poi anche per gli altri eventi è una bella cosa, cioè Taranto sta diventando il centro di tanti eventi importanti e anche oggi Ultrasoni Music Fest entrerà in questo grande cartellone. E quando si parla di attrattività turistica, naturalmente parliamo anche di quelle dei gang che saranno un grande attrattore turistico per Taranto. Ma guarda, secondo me saranno tutti quanti dei grandi attrattori turistici. Noi siamo cresciuti ascoltando quella musica. Io ho fatto i miei dischi che ho trovato a casa di mio suocero, li custodisco gelosissimamente, perché faccio sorridere Adriano, è l'unica musica che è capace di farmi ballare, la disco music anni 70. Sono dei miti, sono sicuro che tantissimi apprezzeranno. Poi c'è la chicca che hanno pensato Michelangelo e Adriano di regalare un concerto alla città in maniera del tutto gratuita, e questo spero faccia piacere ai più. Naturalmente vogliamo completare questa intervista dicendo che ogni sera è sempre una buona sera. Sì, allora assolutamente sì, l'idea del festival è un'idea inclusiva nella quale la musica diventa un veicolo, un momento di attrattiva internazionale, perché auspichiamo che non vengano solo tarantini e pugliesi a questi concerti, ma vista l'importanza delle band che arrivi gente da oltre regione, e su questo siamo felici anche perché, come dire, diventiamo attrattore e quindi una ricaduta economica sul territorio importante, sì, oltre che d'immagine. Questo fa parte come dire, del retropensiero, che è quello che si riferisce allo sviluppo di una città e alla visione all'esterno di una città, che in questo momento è in grado anche di generare questo tipo di offerta culturale. Al di là di questo, il nostro modello è anche quello di poter dare a chi non partecipa ai concerti dei momenti attrattivi che sono successivi alla chiusura del concerto, nel quale il village sarà completamente aperto alla gente, città, gratuitamente, certo, dove ci saranno DJ set, avverranno delle cose che in questo momento non spoileriamo, ma soprattutto non abbiamo completato, e quindi siamo felici di poterci ancora lavorare un po'. Di stand a tema. Stand, ci sarà il market, diciamo che ci ispiriamo molto a dei modelli di festival più importanti che speriamo nei prossimi anni di poter raggiungere come risultati. Certo, come punto di partenza, avere queste band che molti chiedono ma sono loro, ma non sono loro, sono loro. Garantito che sono loro, considerando che
cioè sono band che sono nate più di 50 anni fa e che quindi anche fisiologicamente ci sono stati degli innesti, delle perdite, delle cose, quindi comunque fondamentalmente queste sono le band che oggi girano per rappresentare quel mondo musicale che è racchiuso tra gli anni 60 e gli anni 90 con David Morales, ed è uno spaccato di musica che stiamo proponendo quest'anno, ma non è detto che sia il must e il filo conduttore dei prossimi anni, perché la nostra idea è proprio quella di portare con Ultrasuoni un tracciato musicale che in qualche modo abbraccia l'immaginario e il gusto collettivo. Da questo punto di vista siamo così convinti che già stiamo lavorando sulla prossima edizione. Vi vedo molto, molto fermi su questa posizione, vorrei un tuo messaggio per Taranto. Taranto, facciamo vedere a tutte le città italiane che ospitano grandissimi eventi, che siamo pronti ad accogliere tutta Italia e mi auguro anche gente dall'estero, e l'occasione giusta anche per far conoscere nel periodo estivo la parte più bella di questa città, che è il mare. Appuntamento allora quest'estate con Ultrasuoni. Music Fest. Ogni sera è una buona sera. Dal 24 luglio al 27 luglio e stiamo lavorando forse anche su un 28 luglio. Va bene, quindi con loro, con Ultrasuoni, con questa banda, avremo ogni sera, sarà sempre una buonasera. Cioè il nome di questo festival vuol tracciare un percorso che arriva da lontano ma che vuole arrivare lontano attraverso la musica. In questo senso noi abbiamo approntato un cartellone che abbraccia un periodo storico molto importante che coinvolge ovviamente le nostre corde di conoscenza e di divertimento. Siamo partiti.